Siamo con Domenico Guarna, presidente dell'associazione Il Giardino di Morgana a Reggio. Abbiamo quasi concluso il giro turistico, l'archeo trekking di Reggio Calabria, che si attesta a essere uno degli eventi che maggiormente sta prendendo piede nella città, e quindi largo merito a questo giovane nostro mio coetaneo che si impegna moltissimo per la città di Reggio Calabria. Domenico, abbiamo sentito parlare della Reggio antica, dei fasti di Reggio, dei Reggio del passato, però volevo chiederti una cosa: ma Reggio oggi cos'è? Ma Reggio oggi cos'è? Intanto grazie per essere venuti qui a Reggio. Reggio adesso è una città che cerca di riprendersi, di rinascere. Secondo me la modalità migliore per riuscire in questa rinascita è volgere la testa verso il nostro passato, non mantenendola però solo orientata verso il passato, prendere un buono spunto da quello che siamo stati, rielaborare quello che è stato il nostro passato per poi riproporlo in un modo nuovo e riuscire poi realmente a puntare ad un futuro. Non possiamo essere solamente attaccati a questo passato, e non mi riferisco solamente ai fasti, come dicevi, del periodo greco e del periodo romano, ma soprattutto del periodo bizantino e medievale in genere. Dobbiamo riguardare tutta la nostra storia, riappropriarci di questa storia. Va ripensato il concetto Reggio proiettato sul futuro, cioè che la città non è la città dello shopping, ma esatto, è anche una città che è del museo, ma che offre sicuramente anche altro, tanto di più. Quali sono i punti di forza di Reggio che secondo te dovrebbero essere molto più sviluppati, ma soprattutto affiancati dalla politica locale? Beh, lo sai, nei miei discorsi la politica c'entra sempre molto, molto poco. Io cerco di, nel mio piccolo ovviamente, di sensibilizzare la coscienza al nostro passato e puntare sui siti che poi molti considerano siti archeologici, che molti considerano secondari, ma poi secondo me secondari non sono, sono siti archeologici che farebbero le fortune di ogni altra città nel mondo, invece da noi poi vengono marginalizzati in città come nella provincia. Sarebbe necessario secondo me riuscire a fare dei collegamenti pensati, collegamenti itinerari sulle bellezze del museo e i punti dove sono stati trovati quelle, certo, bellezze, quindi Parco Isola Boccetta, Terme, Mura Greca. Che poi il museo, scusa se ti interrompo, il museo raccoglie non solo i reperti di Reggio Calabria ma anche di tutto il territorio reggino. Esatto. Quindi abbiamo reperti anche dell'antica Locri che sono in mostra permanente, insomma, in questo museo sono custoditi, e altri giacciono ancora nei sotterranei, diciamo, nei depositi della soprintendenza, diciamo, ecco, del museo. Sì, abbiamo delle, fortunatamente adesso il museo con queste mostre che sta organizzando dà anche spazio ai depositi, quindi si espongono anche i reperti che sono in genere in deposito o reperti che vengono anche da altre aree, come la mostra che c'è adesso al museo, sì, su Zancle Region. Quindi la conurbazione che Anassi la pensò molti secoli fa dell'area dello stretto. Un altro punto che secondo me, tornando al discorso che facevamo precedentemente sui punti da valorizzare, l'area dello stretto e l'Aspromonte sono i punti fondamentali, oltre ai siti secondari della città, da collegare realmente con l'attrattore culturale principale che è il museo. Bene, noi vi salutiamo e continuiamo a camminare. Questa bella giornata ci recheremo sicuramente al museo per godere delle bellezze archeologiche, storiche di Reggio e non solo. Arrivederci, ciao, grazie per averci fatto passare una bellissima giornata. A presto. Ciao.